Buongiorno amici e bentornati in un nuovo video. Sto preparando la colazione giusto per farvi vedere qualcosa di un po' diverso, ma voi lo sapevate che i pavesini sono senza nickel? Io quando l'ho scoperto volevo proprio, guarda, lanciarmi per terra e piangere ed esultare dentro al supermercato. Comunque, dolcino a strati molto molto basic con pavesini. Io li lascio così senza bagnarli, diciamo, nel caffè, ma potete anche bagnarli con yogurt greco leggermente dolcificato. Qui velocizziamo giusto per non tediarvi più di tanto, e poi alla fine farò una piccola spruzzatina di polvere di barbabietola che prendo su Coro. Godiamoci la colazione e iniziamo questo nuovo video. Allora, adesso facciamo delle melanzane e zucchine in friggitrice d'aria, cioè usiamo come se fosse un forno, e facciamo una spadellata di verdure. Io tolgo la buccia qui alle melanzane perché non riesco tanto bene a sopportarla, però è assolutamente facoltativo. Ecco qua, poi le mettiamo tutte in una tortiera. Io uso proprio la tortiera questa qua in silicone per non far toccare, diciamo, il cestello della friggitrice ad aria. Se no, anche questo potete comprare, vediamo, questo qui che è un tappetino fatto apposta per la friggitrice ad aria. Le mettiamo tutte qua, tac. Eccole qui, poi un goccino d'olio. Così, un pizzico di sale, e mischiamo molto bene. E via. Qui non ho ripreso perché mi si sono rotte le uova, letteralmente. Comunque, due uova sbattute, andrò ad unirle al composto. Questa sera per cena un bel cosciottone di pollo che penso dividerò con mio marito con delle patate. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua la nostra cenetta pronta, tutta in una padella, facile, veloce. Voilà.
Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi diverto tantissimo a farvi questi piccoli cosa mangio in un giorno. Spero che siano di grande aiuto e magari per affrontare la detox in maniera un pochino più leggera, un pochino più divertente e spensierata. In ogni caso, 28 e 29 sarò al Cosmoprof, quindi vado a cercare le cosine senza nickel per noi poveri allergici, tra make up, prodotti per i capelli, skin care eccetera, quindi vi metterò poi il video. In ogni caso, io spero davvero che vi siano piaciuti. Se così fosse, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.